Siamo pronti per partire e la Mati è gasatissima di venire insieme a noi. Mati, andiamo? Sei contenta? Yeah! Ciao patata. Mati che si sta godendo il suo viaggio in aereo. Mati, scusi, so che la disturbiamo, come sta? Tutto bene il volo? Mati, vuoi fare una recensione di questo volo? Ti è piaciuto? Non mi sembra che ti sia piaciuto molto il volo. 10 ore di volo con Matilda sulle gambe e non mi sento più le gambe. Continuiamo a seguire il dramma della Mati che non piscia da 10 ore, poverina. L'odissea della Mati si può concludere qui, intanto che aspettiamo le valigie e le diamo la pappa. Brava Mati, sei stata molto brava. No. Ci faccia vedere le sue doti da golfista. C'è anche il pubblico, vai. This is Matty at the airport. Ciao patata. We are landing. Dov'è Mati Mati? Ciao Mati Mati. From the plane straight to the private suite, which is awesome, and Matilda is enjoying it too. They got her some treats, and they have candies for us. Siamo finalmente arrivati a casina, stiamo facendo vedere a Mati la casa che non c'era mai stata. E volevo dirvi, raga, che ci sono 26 gradi. Milano c'era la nebbia. Mati si è data all'alcol. Ciao amici, siamo su Sunset e oggi quanti gradi ci sono? 25 gradi, amici. Ciao mamma che sei a Milano in mezzo alla nebbia. Ovviamente si torna all'Ultra Body. Viene anche il PA. Vieni all'Ultra Body, sei gasato di vedere l'Ultra Body. Eccoci qua, cotti come delle pigne. Dove è andato Danny? Dove è andato? Where are you going? Ma quanto ti piace stare a Los Angeles, amore, eh? Mai vista così contenta, eh? Ma che ride? Cazzo ti ridi? We are back home to my house in Los Angeles where we're gonna spend the next 3 months. Back here. This is my look of the day for LPA and Revolve brunch. This is my LPA dress. And this is the baby bump. I heard the echo from a secret hideaway. Siccome c'è bel tempo, stiamo andando a fare un giro a Venice.
Sono appena cacciato dalla spiaggia perché i cani non possono andare. La Mati è tristissima. Ha rincorso i gabbiani. Mati, eh? Ecco un bel murales a Venice con delle importanti personalità della storia. C'è Nietzsche, c'è Einstein, c'è Spinoza. E poi c'è Carlo Cracco. Sembra Piraccioni più che Cracco. Perché? Stiamo andando nella collina dell'amore. Insieme ai nostri super friends. È più importante condividerlo che viverlo. Vorrei. Questo è un momento romantico, solo che di fianco a noi c'è questo signore che ha deciso di litigare al telefono in una spiaggia piena di coppie. No, forse ha deciso che. Perché stanno limonando tutti a parte lui che è incazzatissimo. Cioè, cosa hai appena detto? Dillo. Ho appena scoperto su Instagram che questa è la vagina week. Va bene. E quindi, cioè, hai detto scusate, oggi è la vagina week, quindi vado. Dobbiamo farti dei complimenti alla vagina. Vado, parto gli applausi. Un altro giorno di allenamento all'Ultra Body. E adesso c'è anche la mamma che mi viene a prendere tipo fuori da scuola. Ciao mamma! Comunque non so se dovrei dirvelo, però durante l'allenamento oggi ho vomitato. Vai PA, vai PA! Oh la madonna! Ciao Mati! Ciao! Ciao Mati! Ciao Ferrani! Ciao! Anche tu. So we're going to Venice. Maddie as well. We're bringing Matti to the beach and she was like running free, but we didn't know dogs were not allowed. She's so sad. She's so sad now. Venice is with the baby. Gli ha appena guardato il culo alla tipa quello che correva. Ok. What is your food? Più importante condividerlo che viverlo. Ciao patata. And this, you guys, is my look today. With the new Celine bag. Baby bump always with me. Mari's loving the backyard. Right, baby? Siamo tornati in studio col buon Michele. Buono? Non lo so. Sì, buono neanche io lo so, però... La Mati si è rotta un'unghia, deve stare una settimana con il collarino. Amore, è un po' triste. Amore, come sei gangsta. So Matilda broke her nail and it was bleeding, so now she has to wear a cone. We're at the doctor. My baby, look at her little. Oh. She's gonna have to wear this collar for like 5 days. Go in, say.
Mati for a walk in the hood, and I'm wearing the Gianni Versace Pinto sunglasses that I love the most. Never not eating pasta. Bravo amore. Bravo amore. Uè, Sandra, dove stai andando? Eh? Dove stai andando? Bravo. Cosa fa? Good morning, guys. I'm going to Met to get my collar done. But this morning I feel like shit. I feel like super sick. Due notizie di stamattina importantissime. Una, stiamo guardando lo spot che ho girato con Lino Banfi ed è bellissimo, fa riderissimo. Molto. E la seconda, abbiamo scoperto che la nostra ginecologa è la stessa di Kylie Jenner. Niente, non riuscivo a muovere la schiena, è venuto Ron a farmi il massaggio col cupping e non è, cioè, è tipo in rilievo. E questo vuol dire che la mia schiena è a pezzi praticamente, più diventa rosso più la schiena a pezzi, domani sarà viola. The morning after. Guarda, che belle salamelle. In Instagram Stories devi parlare in italiano con l'accento calabrese, non in inglese. Sembra che hai delle belle salamelle dietro. È vero, che male, cazzo. Tu Mati, cosa ne pensi? Però vai in palestra. Alle 2:30. Vabbè, noi mangeremo, lui non mangerà allora. Ma perché, scusa? Dobbiamo aspettare che pranzo, che finisci tu di allenarti, sono le 4. Poi vomita, non vomita. Sempre sonno. È il lucidalabbra. No, no, è il lucidalabbra. Always waiting for Fede with his baby. Bacio. This is how Mari's behaving at Chanel. Brava amore. She's so cute. She's like Mari's getting old. Rami. Situation right now, PA is trying to get Matilda's attention for Fede's photo. La ginecologa ha appena detto a Chiara che l'ha vista su Instagram e non l'aveva mai vista così bella. Praticamente le ha detto che ogni volta che viene qua sembra una barbona, praticamente. Capperi di Sicilia. Queste sono delle opere... Sono delle opere originali. Ah, ci sono, vedete che loro sono comunque... Niente, è la storia di persone che vanno all'IKEA e tornano a casa a montare i mobili. Raga, scusate, ma questo non è Vasco Rossi? Secondo me è Vasco Rossi. Però perlomeno c'è Basquiat. E questi sono una bomba, vera. Queste sono le sedie fatte su misura per me, che sono un ragazzo alto. Facciamo la foto. Se sei così di successo, perché ti senti così falso? Come falso? Perché non mi lavo le ascelle, ma nessuno lo sa.
second visit done and Leo is healthy as ever. We are trying to go to the Broad today. I wanted to bring Fede because he's never been. Fingers crossed we make it. Ecco, quest'opera è l'insegna del Leroy Merlin, o anche il logo di Tecnocasa. Diciamo che è il logo Tecnocasa destrutturato, ecco. Comunque, caro Kelly, volevamo dirti che... Ti abbiamo sgamato, scusate. Operazione soccorso, praticamente la situazione è questa. Takagi e Ketra, che sono appena arrivati a Los Angeles, si sono chiusi sul balcone di casa. Cioè, siete proprio due babbi. E adesso stiamo andando ad aprirgli la porta, perché sennò rimangono chiusi sul balcone. Dove siete? Minchia, ma che casa gli ha pagato la Sony a Takagi Ketra? Minchia, io non gli aprirei comunque. Mi chiedo la parola. Cioè, sei sentito sul balcone con i bambini di attuale. Minchia, che sciccheria, minchia. Giusta la didascalia di Takagi, che ha detto che a volte per andare avanti bisogna tornare indietro. Infatti, come Pop Killa abbiamo la bustina della cintura di Vuitton. Dammi un bacio subito. Dammi un bacio. Vieni qua, dammi un bacio. Ma sì. Colazione al Beverly Hills Hotel. Questo è il mio entusiasmo mattutino. Comunque, se siete italiani, ascoltate le recensioni di questo nel The Broad Museum di Fede su suo Instagram. Vai Mati, attacca! Madonna! Vai Mati! Vai Mati! Aia!